Guarda, ieri parlavamo proprio di una storia di un atleta della Gran Bretagna, Harry Matic, che addirittura ha fatto un annuncio sul giornale per poter reperire i soldi per poter venire qui a Zagabria, perché ovviamente non avendo un grande supporto, non essendo un atleta di punta in Gran Bretagna, aveva bisogno di avere aiuti e le aziende, non tutte sono interessate ad investire, cioè, a meno che non sei ovviamente una top star, e ovviamente per lui era complicato e pensa ha fatto questo annuncio sul giornale. Con proprio un modo per poterlo aiutare. Era qui, siamo contenti, purtroppo anche per lui non c'è stato, diciamo, il sogno non si è Lieto completato fine. perché non è riuscito a passare alla parte del libero, però davvero dà la dimensione di quanto sia costoso il vostro sport, perché siete sempre in movimento, le ore ghiaccio ovviamente costano, poi avete i vostri allenatori, insomma, non è facile. Sì, posso solo confermare tutto ciò che hai detto. Paolo, qual è il tuo obiettivo adesso? Pensi al mondiale? Sì, adesso voglio tornare a casa e riprendere gli allenamenti il prima possibile. E adesso se vuoi rimani un po' con noi che commentiamo insieme, ti Grazie. faccio così, così ti alleggerisci Ieri ho tenuto qui Franca Bianconi in attesa della gara dei suoi, così almeno è stata tranquilla a commentare, adesso era già in fibrillazione per andare a seguire ovviamente Roberta Rodeghiero. E noi seguiamo insieme l'atleta rappresentante il Belgio, Kat Van Dale. Sì, brava, hai seguito al meglio, mi sembra, no, Paolo, tutti gli elementi richiesti. Anzi, proprio con te approfitto della tua presenza. Andiamo proprio a ricordare perché prima con Franca Bianconi abbiamo fatto notare appunto una pattinatrice che aveva fatto solo un doppio salto preceduto da passi, mentre è obbligatorio, un allenamento obbligatorio, farlo triplo. Allora approfitto di Paolo Bacchini, che meglio di me ve lo può ricordare, quali sono gli elementi, i 7 elementi che le donne devono eseguire. Allora, beh, devono eseguire assolutamente un Axel, che può essere doppio o triplo. Mi sa che quest'oggi non ne vedremo i tripli Axel. Trippi, oramai sento che non li fa neanche più la Sada, dicevamo anche prima, sono troppo complicati, vero? Purtroppo. L'Axel è difficilissimo. Sì, è soggettivo, ma sicuramente più aumenti le rotazioni, più le incognite incominciano ad aumentare. Poi abbiamo il triplo preceduto da passi, ricordiamo che deve essere immediatamente preceduto da passi, se no si va incontro a delle detrazioni. Dopodiché abbiamo la combinazione che può essere fatta da triplo doppio, doppio triplo o triplo triplo.
Per ora abbiamo visto solo un atleta, mi sembra la atleta russa Bosniaki, che è l'unica che ha presentato una combinazione triplo-triplo. Poi abbiamo una trottola saltata, ovviamente con i vari livelli, poi una trottola rovesciata, e infine la trottola combinata e la step sequence, che è la sequenza di passi che deve coprire interamente, possibilmente, la superficie del ghiaccio. Oramai fate i programmi con il foglio, cioè noi diciamo sempre la matematica del pattinaggio, è diventato anche difficile comunque costruire il programma, anche perché c'è un sistema di punteggio oramai veramente perfetto, nel senso vengono dati i livelli in un certo modo, no? Sì, si è avvicinato tantissimo alla ginnastica artistica, sì, tanto. Con i coefficienti, le gradi di esecuzione, tutte queste cose qui. Diciamo che è la cosa bella di questo nuovo sistema. La cosa si vuole meno simpatica è che si giudica col nuovo sistema alla vecchia maniera, e questo però è lì è l'uomo, quindi non ci possiamo fare tanto. E facciamo cadere. Lo facciamo cadere qui. Adesso allora andiamo a vedere il punteggio per quanto riguarda l'atleta Kat Van Dale, 47-18. Vediamo, dovrebbero essere a questo punto, dovrebbero tra poco arrivare i primi qualificati. Eccola qui, infatti, Natalie Weinzierl, complicatissimo. L'avevamo detto dall'inizio che era ovviamente con un punteggio così alto, era la più accreditata, no, per passare alla fase successiva. Per ora Kat Van Dale è in quarta posizione, quindi dovrà aspettare di vedere come andranno le altre pattinatrici.